Ciao a tutte, vi volevo dare il benvenuto alla prima Academy FinCon dedicata a sole donne. Vi volevo dire che nel nostro settore non è sempre molto facile per le donne emergere, ma che quando lo facciamo siamo davvero molto molto brave. In questa azienda che è il cui motto è We Are Family, e in effetti anche se noi ragazze siamo sempre state un po' una minoranza, appunto come in una vera famiglia non ho mai avuto nella mia esperienza o l'occasione di notare questa differenza. Si può essere ingegneri elettronici o informatici essendo gender free? Sì, sicuramente si può, ve lo dico per esperienza, e si può fare solo in un modo, aumentando la qualità. Durante questi anni ho avuto modo di fare diverse esperienze e soprattutto di conoscere tanti colleghi. E proprio grazie a queste esperienze mi sono accorta di come il numero di donne all'interno dell'azienda sia cresciuto in maniera esponenziale. Questo perché FinCon si sta impegnando veramente tanto per far sì che più ragazze possibili possano avvicinarsi a questo settore. E quello che possiamo portare, secondo me, noi donne come valore in questo ambito è proprio una prospettiva diversa, la possibilità di lavorare a progetti tecnologici per portare un impatto positivo. L'Academy FinCon è solo il punto di partenza per cominciare la vostra esperienza lavorativa e infatti anche, oltre ad acquisire competenze tecniche, l'Academy vi aiuterà a capire che il punto di forza di questo lavoro è proprio il saper lavorare in squadra. Ed infatti, come è successo anche a me, avrete la possibilità di instaurare dei rapporti che vanno oltre comunque il campo professionale. Vi consiglio vivamente di continuare la strada in questo campo e non fatevi influenzare da chi sostiene che l'IT è solo un mondo maschile, perché anche noi donne abbiamo tutte le carte in regola per crescere in questo campo. Vi auguro di vivere al meglio questo viaggio, di viverlo come protagoniste, di affrontarlo sempre con positività, perché solo così troverete delle opportunità in tutti i momenti. Quando ormai 30 anni fa ho deciso di iscrivermi ad ingegneria elettronica, eravamo pochissime ragazze, circa 20 su 600 iscritti. Questo non perché ci fossero poche ragazze con i numeri per fare quell'università, quanto più perché c'erano ancora forti condizionamenti sociali. La situazione non è più quella di 30 anni fa, ma abbiamo ancora un grosso gap da colmare. Specializzarsi nelle discipline STEM garantisce di poter fare i lavori del futuro, quelli che hanno maggiori opportunità di carriera e di ritorno economico. Voi che siete già qui state cogliendo questa grossa opportunità e quindi voglio darvi un grosso in bocca al lupo per un percorso in FinCon pieno di soddisfazioni. Ciao!